In una sempre più evidente crisi culturale globale, dove il cinema ripropone piuttosto che reinventare e la letteratura si svende, si prende il suo spazio meritato il mondo del fumetto. Il sito esquire.com con un articolo consigliava di puntare sul potenziale costruttivo del Lucca Comics and Games per dare una sgranchita alle vecchie gambe della cultura italiana, sempre agli ultimi posti in classifica. In fondo il fumetto italiano vanta nomi importanti, da Ugo Pratt a Milo Manara, arrivando a Zero Calcare e Gipi, per citarne alcuni. Per saperne di più sui fumetti e su ciò che gira intorno al settore, siamo andati a vedere tutto quello che c'è dietro una copertina, partendo dall'anno zero, la scuola. La Comics Arts, scuola salernitana del fumetto, a Salerno, apre le sue porte a tutti gli aspiranti fumettisti illustratori, mostrando la molteplicità dei canali di comunicazione che strutturano il fumetto, ma anche i games e l'illustrazione. La Comics Arts nasce perché appunto è un progetto che a Salerno ha, diciamo così, trovato subito terreno fertile, in quanto Salerno è considerata un attimo la culla del fumetto italiano dagli anni 80 in avanti, in modo particolare di quello Bonelli. Questa idea di fare dei corsi che possano poi far sì che i nostri allievi un giorno possano arrivare alla pubblicazione. Enzo Lauria, Luca Maresca e Pasquale Qualano sono solo alcuni dei professionisti nonché insegnanti ad affiancare i giovani durante il loro percorso formativo. Mi occupo proprio dell'ABC, partendo dalle tavole, dall'anatomia, le sottostrutture, fino alla realizzazione di una tavola completa. Lavoro principalmente per la Bonelli oramai da quasi 8 anni e da pochissimo sono entrato anche a collaborare con la Marvel. Trasmettere i propri insegnamenti è qualcosa che insomma ti spinge a condividere la passione per il proprio lavoro. La primavera del 2018 ha visto il felice esordio di Jungle, opera realizzata a 4 mani con la sceneggiatura di Tommaso Vitiello e i disegni di Marco Itri. Tommaso e Marco sono entrambi professori alla Comics Arts. Abbiamo da poco concluso con Marco Idri, un altro insegnante della scuola, Jungle, edito per la Panini, che era un western con gli animali antropomorfi. Da pochissimo ho iniziato ad insegnare qui alla scuola la Comics Arts a Salerno, e il corso di inchiostrazione per adesso. Finito questo avrò altri 2 moduli brevi, uno su anatomia animale e un altro disegno tattoo. Il corso di scrittura e sceneggiatura creativa è un corso improntato principalmente alla scrittura e allo sviluppo di una trama che abbia coerenza in se stessa. E poi ovviamente l'ultima parte del corso è sulla produzione di un fumetto. Chi vuole intraprendere questo percorso nella sceneggiatura, nella scrittura creativa, che cosa deve avere? Allora, una cosa fondamentale quando si parla di mondo del fumetto è avere capa tosta, perché vengono sbattute spesso delle porte in faccia. Con motivazione e senza, ma se uno si ferma alla prima porta sbattuta in faccia non potrà mai andare da nessuna parte. Non si parla solo di fumetti, ma anche di illustrazione digitale. L'illustrazione digitale non è nient'altro che l'illustrazione, che ha uno step successivo, che è quella praticamente del supporto digitale. Quindi utilizzare il supporto digitale applicato a quello che poi è il tradizionale modo di fare arte. Dove trova il suo campo d'azione l'illustrazione digitale? Sicuramente dal punto di vista lavorativo ha ampi spazi, perché si può variare praticamente dall'editoria, quindi quella classica, e al multimediale. Io infatti collaboro con la Ballandi Art, che produce dei programmi televisivi che vanno in onda su Sky Art. La scuola ha il fine di essere un trampolino di lancio per un vero talento. È il caso di Vincenzo Carratù, ex studente della Comics Arts. È stata la prima volta nella mia vita in cui ho creduto fortemente in quella cosa che stavo facendo. Quando mi diedero la notizia, sei stato preso alla No Express, per una storia breve, cioè io... e Pasquale Qualano, che è stato il mio docente e mi ha dato poi la notizia, mi accarezzava e faceva: oh, Carratù, calmati. Hai nominato Pasquale Qualano, che insieme a te fa parte del collettivo di disegnatori per Capitan Napoli, che è stato il tuo professore. Che significa per te, che vuol dire per te essere oggi collega di un tuo ex professore? Pasquale, io lo chiamo sempre maestro. Con lui, diciamo, sì, ho avuto un rapporto preferenziale, perché ci siamo trovati come tipo di carattere.
Io sono molto stimolato quando vengo criticato. Quando mi fanno una critica, allora mi parte quella cosa di no, devo fare meglio. Infatti io lo dico sempre ai miei studenti. Avere un complimento è una cosa molto bella, però serve fondamentalmente a nutrire più il nostro ego che a farci crescere. Allora siate affamati di critiche in continuazione. L'anima gemella della scuola è la fumetteria Comics 21 Golden Store a Battipaglia, punto di ritrovo per gli appassionati. Grazie alla fondazione della scuola, la fumetteria è diventata una succursale che ospita il corso di disegno e fumetto per i ragazzi di Battipaglia, seguiti dalla giovane professoressa Rosa Pierri. Io cerco di porre le basi ai ragazzi di quello che poi è il vero lavoro del fumettista. Faccio una spiegazione proprio a 360 gradi del tutto, per poi passare a cose un po' più complicate, come appunto come si costruisce il viso, i muscoli, però sempre in maniera trattata per la loro comprensione. Com'è lavorare con i bambini? Pensavo d'essere io a dover dare qualcosa a loro. In realtà sono anche loro che danno tanto a me, perché la loro curiosità in quest'ambito è tale, la loro voglia di apprendere è così tanta che mi spingono ovviamente a preparare delle lezioni sempre più, insomma, anche un po' complicate se vogliamo. E quindi diciamo che il loro approccio è meraviglioso, perché sono molto molto curiosi ed è la cosa che mi piace di più dei ragazzi. Ed è anche un aspetto in cui io mi ritrovo, perché ricordo che quando avevo la loro età l'unica cosa che facevo era quella di prendere un foglio, una matita e buttare giù qualche schizzo, qualche bozzetto. Ed è quello che fanno loro. Dopo aver conosciuto i professori e i professionisti della scuola, abbiamo domandato al direttore Giuseppe Palmentieri quanto è importante la formazione in questo settore. Ci sono gli insegnanti e ci sono i mentori. Gli insegnanti sono quelli che ti insegnano la cosa e basta, il mentore invece è colui che cerca di darti il consiglio anche al di là della scuola. La cosa che mi piace di più è trasmettere la passione per questo lavoro e far capire che fare fumetti non è a volte semplicissimo, ma c'è bisogno di tanta dedizione. Tanto lavoro prima. Tutti quelli che vogliono iniziare questo percorso devono essere molto molto tenaci. Come in tutti i campi della vita bisogna battere la testa finché il muro non si spacca e si riesce a passare dall'altra parte. La Comics Arts non offre solo gli strumenti e le conoscenze legate al mondo del fumetto. È una finestra di opportunità da anni latente sul nostro territorio che si pone al centro tra l'avere sogni e la realizzazione di essi.